Comincia così, con un bel sole mattutino che si intravede dietro l'alto campanile e che fa presagire una bella giornata primaverile, la tradizionale cavalcata de Sisquiglia Bonorvese anno 2013, con a capo l'obriere Tonino Solinas che porta sulle sue spalle la responsabilità dell'organizzazione. Davanti a casa sua si respira la magia e la serietà di questo momento, in cui il cavallo prima e il cavaliere poi vengono vestiti e preparati con cura minuziosa per l'apertura formale della manifestazione. Un momento importantissimo che ci fa capire quanto il paese tutto prenda sul serio questa giornata, che si preannuncia ancora una volta grandiosa e piena di forti emozioni. Imbriacato questo mondo. Benedici questa famiglia e questa casa e santifica con la tua grazia quanti vi abitano. Rumineca, rumineca, a inventare su manzano. Signore e signori, tutto è pronto, la gente è bellissima, qui dall'alto c'è un'immagine bellissima di questo Corso Umberto pieno, gremito di gente. Un applauso al 33enne Tonino Solinas, accompagnato dalla sua scorta. La partenza al galoppo della zona e Tonino Solina in sella al luminetto. Sono partiti, signore e signori, 15ª edizione, velocissimi, bellissimi come sempre. Tonino Solina, Torre Sana, Luigi Gocco, un applauso, complimenti. E ancora, il nostro presidente accompagnato da Torre Sana. Sede naturalmente a zone uscente e viene accompagnato dal presidente dell'associazione ippica Salvatore Angelo e Pietro Marronchietto a zone nel 2008. Credo che le trombe sono Giovanni Mura e Gianmario Pizzoni. Eccole qua. Giovanni Mura, Gianmario Pintore, costume tradizionale nero, cosso e capano. E altri 10.
ed ecco un altro Salvatore Angels, Luca Testone, Emanuele Sini, e non perdono tempo, 3 su 3. Bravissimo, i giovani cavalieri di Bonorva, bellissimi i loro cavalli, bellissimi i loro costumi, non perdono tempo, evidentemente la pista la conoscono già, grande pariglia, Salvatore Angelo, Lotto Saviga, Luca Testoni, Pupo, Emanuele Sini. Ecco un'altra pariglia, Samanuele Unale, Ignazio Ruggiu. È sensato, si sta preparando una delle migliori pariglie della Sardegna. Vediamo se vogliono provare la pista o se vogliono emozionare subito alla prima discesa. Le trombe annunceranno la partenza. Pietro Sanna, Sandro Luna, Tare Burda. Vediamo un po'. E non si smentiscono mai. 3 su 3, Pietro Sanna e la sua combriccola. Lo sapevo, Pietro Sanna, Sandro Mura, Tore Nurra. E ancora con noi Pino Pino, Alessandro Paeta, Tonino Marrucchetto. Eccolo qua, Gabino Pino, Alessandro Paeta, Tonino Marrucchetto. Molto bene la pista, complimenti ai fratelli Pintos che hanno insabbiato il corso Umberto. Mario e Giovanni Angeli, Mario Ilia, Salvatore Pintoni, Mula, Mario Irde. Eccoli qua, Mariano Pugno, Andrea Corso, Francesco Lopresi, Francesco De Rio, Lino De Rio, saranno i prossimi cavalieri. Cavalieri di Giuseppe Fortunato, di Ivan Sanna e Roberto Paeta. Un applauso, Fabio Figlio, Giuseppe Roberto Polia. Signore e signori, Tonino Solia accompagnato dalla sua scorta. Bellissimi cavalli, bellissimi loro. E ancora il nostro presidente, accompagnato da Paolo Serena e Pietro Marrucchetto. Nelle pareti si parla già degli anni 20. Il carnevale era il momento preferito dei cavalieri, in quanto permetteva loro di mostrare le loro abilità e questo, oltre alle pariglie, anche nelle varie manifestazioni religiose e processioni. Naturalmente era anche un modo di farsi notare dalle proprie donne, dalle loro donne. Se qualcuno era innamorato, approfittava delle giostre queste, delle evoluzioni queste, per dimostrare la sua bravura. In queste manifestazioni si diceva talvolta a cavalieri che cercavano di tenere appaiati i cavalli in galoppo. Intanto, come vi dicevo anche ieri, la pariglia non è nata nei tempi antichi come evoluzione, come acrobazia. La pariglia vuol dire lanciare cavalli al galoppo appaiati e naturalmente uno non deve superare l'altro. Questo era il termine di pariglia. Mentre a Bonorva c'è anche un'altra usanza, durante la domenica, alla fine dei festeggiamenti, c'era qualcuno provava a sorpassare l'altro cavallo per dimostrare che il suo cavallo era più forte e quindi arrivare a San Giovanni prima degli altri. Alla fine, un po' anche mezzo allegri, provavano i cavalli dopo aver fatto una settimana di festa a vedere chi arriva primo a San Giovanni. Però la pariglia vera e propria consiste nel cercare di galoppare velocemente, galoppo frenato, e di portare i cavalli appaiati. Le pariglie si svolgevano sempre di mattina, iniziavano alle 10 già da allora e terminavano rigorosamente, tassativamente alle 12 col suono delle campane che annunciavano mezzogiorno. Ogni pariglia già da allora, vi ricordo, oggi abbiamo i famosi trombettieri e tamburini di Orissano, ma già da allora, negli anni 20 e 30, la pariglia veniva annunciata dal banditore, che oltre a dare il bando del paese, della frutta e tutto quello che si poteva comprare, aveva anche l'incarico di annunciare la partenza dei cavalli. E siete tutti invitati naturalmente a bere vino, quello che volete, nell'androne comunale ed assaggiare le famose Montogala dei Fritelle di Bonorva. Dico tutti quanti, nessuno escluso.
Sardegna. E così, dopo aver appreso dall'allegro presentatore i tratti salienti delle origini e del significato di questa manifestazione, è continuata la corsa dei cavalli, fra evoluzioni e pariglie mozzafiato che strappavano ogni volta l'applauso del pubblico numerosissimo proveniente da mezza Sardegna. Una mattinata che siamo orgogliosi di aver ripreso, poiché rappresenta una delle manifestazioni più importanti della tradizione sarda, di cui percepiamo lo spessore solo ora, mentre ci passano davanti i cavalieri che indossano ogni anno i colori di questa tradizione, che è la vera forza e la risorsa prima della nostra isola. Una mattinata stupenda ed emozionante che si conclude con la consueta esibizione di tamburini, sbandieratori e costumi tradizionali che si concedono ancora una volta al pubblico esultante e che ci danno la contezza dell'immenso patrimonio culturale che esprime la tradizione sarda, mentre il presentatore ricorda che l'appuntamento è a questo punto per l'indomani, quando puntuali alle 10, come da tradizione, ci si ritroverà per la seconda giornata di Sischiglia Bonormea.